Mister, buonasera, Sir. complimenti per la partita. Lo aveva detto, il suo padre sarebbe arrivato in maniera determinata da Avellino, ha interpretato la partita bene. Ce lo ricordiamo, non era lei l'allenatore una stagione fa, ma ha cambiato il carattere, anche il modo in cui avete gestito il vantaggio, però alla fine aveva il pareggio di Canute, un bilancio sulla partita innanzitutto. Ma è stata una partita giocata su ritmi alti, una partita giocata sull'agonismo, perché erano due squadre che secondo me sono due squadre forti e che avevano bisogno sia l'una che l'altra di provare a mettere sotto l'avversario per dare un segnale a se stessi, per dare un segnale proprio all'avversario. Però secondo me la partita tutto sommato è scivolata via abbastanza corretta e noi speravamo alla fine, perché mi sembrava che la squadra stesse gestendo bene il vantaggio, di portarla a casa. Poi invece abbiamo preso gol, quindi andiamo a casa con un punto e facciamo tesoro, ne facciamo tesoro di questo punto, perché comunque noi siamo venuti qua per vincere, però non abbiamo perso, quindi tutto sommato va bene così e pensiamo alla prossima. Ma questo è giusto che lo diciate voi, insomma, io non sono in grado, non è difficile. L'Avellino ha fatto quello che doveva fare per cercare di impensierirci. Secondo me nel primo tempo qualcosa in più rispetto, forse rispetto a noi, ha fatto. Nel secondo tempo secondo me la mia squadra stava gestendo bene la partita e tolto qualche palla inattiva su cui sapevamo che l'Avellino aveva forza, potevamo gestire meglio qualche contropiede, ma non mi sembra nel secondo tempo abbiamo rischiato grandissime cose. Ma io onestamente non ti rispondo, perché sul rigore nostro noi abbiamo la certezza, che la quasi certezza, il nostro ragazzo sia stato toccato dal portiere, però poi se il portiere dice il contrario bisogna capire a chi credere. E il fuorigioco c'è, se non c'è, non c'è. Io non ero in linea, quindi probabilmente dalle immagini si capirà. No, assolutamente, no, assolutamente. Non ci siamo, ci siamo scambiati un'opinione in una situazione dove per me era corner, e siccome era successo davanti alla sua panchina, penso di avergli detto, l'avete visto anche voi, ma non scherzi, sono altre cose. Io ho grande rispetto per la persona e per l'allenatore che è Mister Braglia. Ma l'Avellino è una delle squadre più forti che abbiamo incontrato fino ad oggi per fisicità, però abbiamo incontrato in casa loro, io credo forse anche nel momento in cui loro stanno meglio, quindi noi riusciamo sempre a prendere le squadre nel loro momento migliore, però credo che siamo venuti qua, abbiamo fatto la nostra partita e non abbiamo rubato niente.